Buonasera, questa volta vlog serale più o meno perché volevo condividere con voi una sorta di routine serale, visto che credo di non averlo mai fatto qua sul canale. Al momento sono le 11:50 di sera e ho appena finito di editare qualche video per i cibi MAS. Non è una cosa di routine, è così da inizio dicembre perché è partito questo progetto, quindi ogni giorno filmo, monto e carico. E siccome non è che io non ho nulla da fare tutto il giorno, mi dedico soltanto al canale, no, ho tantissime altre cose, spesso mi rimane tempo soltanto la sera. Quindi diciamo che nell'ultimo periodo, dopo cena, mi dedico a tutti i miei progetti personali, come ad esempio il canale o lo shop. Ho anche finito di impacchettare, ho preparato la busta da portare domani alle poste. Una buona abitudine che avevo preso quando frequentavo il liceo era quella di preparare la sera tutto quello che mi sarebbe poi servito la mattina presto, ed è una cosa che ho ricominciato a fare da qualche mese. Quindi, ad esempio, ho preparato gli ordini, ho già preparato la borsa, ho preparato anche lo zaino con le cuffie, perché da qua alle poste vado a piedi, quindi mi ascolto un audiobook. Insomma, tutto quello che mi serve domani mattina è già pronto. Adesso vado a struccarmi e a curare un po' la pelle, visto che mi chiedete spesso che prodotti uso, magari potrebbe essere interessante per voi. L'unico modo che ho di filmarmi in questo bagno è far vedere anche la macchinetta perché è tutto uno specchio, quindi non ho un angolo dove poter mettere la macchinetta senza farla vedere. E da qui sorge anche il dubbio: sarò a fuoco? Starò guardando nel punto giusto? Lo scopriremo soltanto quando editerò. Per prima cosa mi strucco utilizzando il balsamo della Clinique, questo è Take the Day Off. Ne prendo un pochettino, lo scaldo con le dita e me lo passo su tutto il viso. Si vede un po' dove l'ho ciancicato. Comunque ne prelevo un pochettino. Parto sempre con poco e poi al massimo aggiungo. Non ci ho pensato prima di accendere le luci. Ho ancora il viso bagnato perché a questo punto utilizzo subito il detergente di Caudalie. Questo si chiama Mousse Nettoyant Instant Foaming Cleanser. È idratante e purificante e all'uva, mi piace molto, ha una consistenza appunto in mousse. Io in genere mi faccio passare questa quantità e mi pulisco subito il viso così da umido. Adesso faccio un passaggio che in realtà non faccio tutte le sere perché è troppo aggressivo farlo sempre per il mio tipo di pelle. Ovvero quello di passare un tonico purificante. Io lo utilizzo solo nelle zone critiche, ad esempio qua ho un piccolo sfogo, non so se per lo stress o per il ciclo, comunque in questo caso lo passo solo qua e sul mento che è la zona che ho più problematica e tampono. Il tonico che utilizzo è della Clinique Anti Blemish Solution e metto poco poco e lo tampono soltanto nelle zone critiche. E come vi dicevo, è una cosa che faccio solo se ho delle zone appunto con degli sfoghi, quindi può capitare magari di utilizzarlo 3-4 volte al massimo a settimana, in genere lo uso soltanto la sera. Prima che si asciughi completamente il resto del viso, vado ad applicare il siero notte di Kiehl's, il Midnight Recovery Concentrate, ne utilizzo soltanto due gocce e anche questo lo passo sul viso. Mentre è ancora leggermente umido perché scorre meglio sulla mia pelle. Mentre quando è completamente asciutta ho l'impressione che l'olio si vada a depositare nel primo punto che tocco e basta, mentre così ce l'ho bene o male ovunque. Vado ad utilizzare la crema per i contorno occhi sempre di Kiehl's, questa è all'avocado e ne utilizzo veramente poca poca perché è molto ricca. In questo periodo la crema notte che utilizzo è anche quella che uso per il giorno ed è la Ginseng di Origins, è una crema che volevo recuperare da un sacco di tempo, ho approfittato del Black Friday da Sephora per recuperarla e sono delusa.
Non tanto per il prodotto in sé, perché la consistenza mi piace. È una crema in gel, quindi si adatta perfettamente al mio tipo di pelle che è mista. La sento molto fresca e leggera comunque. La sto utilizzando da una settimana circa e come consistenza mi piace. Il problema è l'odore. Cioè, questa si presenta come una crema ginseng, caffè. E sa di arancia, sa tantissimo di arancia, per me è insopportabile. L'unico odore che io non sopporto, ma veramente l'unico odore che io non sopporto è quello dell'arancia. Mi dà proprio la nausea, è terrificante per me, quindi immaginatevi spalmarmi sulla faccia 2 volte al giorno una cosa che puzza estremamente di arancia. No. Dopo aver lavato i denti, applico il mio balsamo labbra di Kiehl's al cranberry. Mi piace tantissimo questo balsamo. A volte, se lo applico che non sono già nel letto, uso le dita. Se no, me lo passo direttamente così, anche se il tubetto non ha un vero e proprio applicatore, però mi scoccio a sporcarmi le mani, perché poi dopo me le devo lavare. Mi dispiace deludere le aspettative, ma io sono così prima di andare a dormire. Proprio una routine leale, brutalmente vera direi. Comunque, mi sono tolta le lenti a contatto perché dopo una giornata di lavoro i miei occhi vogliono riposare. Sono nel letto in pigiama con il teporino che mi accompagna tutte le sere visto che si gela qua in casa. Dal momento che non riesco ad addormentarmi subito, leggo sempre un po' prima di andare a letto per aiutarmi a rilassarmi meglio. Stasera ho deciso che è giunto il momento di leggere il secondo volume di Home Sweet Home di Yu, manga che avevo recuperato Lucca Comics, ma poi non ho avuto tempo di leggere. Se dopo questo manga non avrò ancora sonno, continuerò con Natale con Delitto. Spero che questo video vi sia piaciuto, possa esservi utile. So che è stato un po' noiosetto, ma alla fine è la mia reale routine serale. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!